quella che fanno gli altri. No. Questo è un viaggio dove io sento il mio corpo, il viaggio è tra me e il mio corpo ed è sempre giusto. E giro, 4, 3, 2, la destra, 4, 3, 2, 4, 3, giro un quarto, 4, sto qua. Non c'è, non siamo in gara, non siamo qui per dire oh cavolo, non l'ho fatto come lei, lei non l'ha fatto come me. No, no, così se senti stanca e ti fermi, ma va bene. E quindi mi sono per gran parte della mia vita dimenticata proprio di quelle che erano le mie volontà, di assecondare proprio i miei desideri. Ciao, sono Verdiana, vengo da Roma, ho 34 anni, sono single, sono alta 1,60 m, attualmente peso 78 kg. Mi sono candidata, diciamo, casualmente. Non era in previsione un cambiamento nella mia vita, che negli ultimi anni era diventata piuttosto piatta e monotona. E dal mio divano comodissimo di casa, per pura casualità, mi sono imbattuta in alcuni tuoi video motivazionali. E la cosa che mi ha più ispirata è stato proprio il nome. Una frase che mi sono detta nella testa e me la sentivo dalla mattina alla sera, yes I can, posso farlo. Ho detto, perché no, proviamoci, magari ce la faccio veramente. No, 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 perché quello che vedo è bellissimo. No, 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 quello che, non sto scherzando, quello che vedo è bellissimo, ok? Però il fatto è, e quello discorso che ho detto, adesso state provando di fare piacere a me. Io non voglio che fate piacere a me. Voglio che voi fate il lavoro per voi, per il vostro corpo, per le vostre spalle, per le vostre ginocchia, per le vostre schiene, per il vostro cuore. Ok? Perché adesso vedo già in faccia che ci sono la stanchezza e voi state qua dicendo oh cavolo, sono in mezzo a un gruppo di persone che potrebbero giudicarmi perché io non sono all'altezza, perché non sono riuscendo a fare magari quello che fanno gli altri. No. Allora, il mio rapporto con il cibo è un rapporto conflittuale. Dalla prima mia dieta che feci all'età di 6 anni, mia mamma mi portò da un dietologo, il quale mi diede la dieta e anche delle pasticche. Non era il caso di far fare una dieta così restrittiva a una bambina di 6 anni, per lo più con delle pasticche. Iniziata così, nel corso della vita, diciamo, ho fatto un po' lo yo-yo. Chili persi e ripresi, fondamentalmente sono sempre stata sovrappeso, fino ad arrivare a secondo grado di obesità. E quindi poi li ho persi, li ho ripresi negli anni, è stata una lotta. Ok, adesso mettiamo le gambe lateralmente, qua, proprio a 90 gradi. Su, sollevo la gamba e molto efficace per i glutei. 8, come va? Fantastico, ma è stata meglio, guarda. Quanto mi ami in questo momento? Tantissimo. Sempre di più. Anche il tuo corpo? Anche quello, sì. Come sta andando? Sì. Bene, bene, soprattutto se rimango ferma così è proprio una passeggiata di salute, ma è stata meglio. Giù, relax la gamba, scendo indietro. Stendo le gambe, l'altra parte, non mica possiamo avere soltanto un gluteo alto qua,
Allora, negli anni ho provato ad iniziare diverse pratiche, quindi non palestra, quindi ho provato a fare danza, ho provato a fare yoga, ho provato anche ad andare in palestra, sempre quando magari avevo necessità di rialzarmi dal fondo. Purtroppo le persone che mi conoscevano, che comunque sapevano che non ero incline all'attività fisica, anziché sostenermi e spronarmi, come è successo anche in questa avventura attuale, cercavano comunque di buttarmi giù, dicendomi che non era per me, che avrei mollato subito, che lo fai a fare, oppure oggi ti sei inventata un'altra attività, tanto quanto durerai, un mese? E quindi succedeva esattamente questo. Io ero una maestra di abbonamenti annuali in palestra e puntualmente dopo i primi 3 mesi abbandonavo, fino a che non ti ho trovata e nella mia testa si è innescato appunto il motto Yes I Can. Verdiana, io ho scelto te per Yes I Can perché tu mi hai detto che ti senti spesso messa da parte. Invece tu non ti devi sentire mai messa da parte. Tu sei importante, sei speciale. Tu sei veramente un elemento fondamentale per il benessere del mondo. Tu fai parte, appartieni a Yes I Can. Sei una grande parte. Sei una donna ricca di emozioni. Ci hai regalato sorrisi, simpatia, anche qualche lacrima quando ci hai raccontato le cose molto importanti. E io ti ho scelto perché tu meriti di essere qua. Sei una persona incredibile e non potevo pensare di fare questo percorso senza Verdiana. Diciamo che dalla mia famiglia, benché ho ricevuto tantissimo amore e tantissima protezione, ero comunque sottoposta a delle aspettative. Quindi secondo la mia nonna, che portava una taglia 38 e pesava 48 kg quando era sposa, tutti questi racconti, mia mamma che è sempre stata magra, quindi secondo la loro ideologia forse io sarei dovuta essere una bambina magra, anche perché avevo tante cuginette, erano tutte enormo peso e io invece avevo questi chili in più che si notavano. E quindi non sto dicendo che per i miei genitori o per la mia famiglia fosse importante solamente dal punto di vista estetico, perché sicuramente hanno pensato di mettermi a dieta per una questione di salute, però comunque una bambina di 6 anni che si vede togliere la pizza, le patatine o comunque il junk food che era comfort food, non è stato facile. Allora, la dieta per me è semplicemente una restrizione e anche una privazione. Per me, tra l'altro, che comunque sono una golosa di dolci, ma anche di cose salate, insomma, sfiziose, sono cose che normalmente nella dieta non vengono menzionate e quindi mi riporta anche un pochino alla noia e alla routine. Verdiana, io veramente voglio aiutarti a ritrovare questa nuova vita. Mi hai detto che hai cambiato pure il nome, che sei pronta per cambiare in tutto, per tutto, e io sono qua per essere in parte la tua guida per questo cambiamento. E andiamo a scoprire proprio il tuo percorso. Verdiana, sì. Tu hai detto che con questo percorso volevi rinascere. Sì. Come vuoi rinascere e perché? Allora, innanzitutto voglio iniziare a guardare me in primis e non più gli altri, quindi non più fare insomma la spettatrice, ma essere parte attiva del mio cambiamento. Quindi lasciar perdere l'idea di avere una bacchetta magica che possa in qualche modo far avvenire il cambiamento, cosa che purtroppo ho fatto in tutti questi anni. E quindi voglio partire innanzitutto da qui per poi intraprendere un percorso che mi possa portare ad amarmi incondizionatamente. Devo dire che rispetto alla mia autostima io sono una persona che ho sempre pensato tanto agli altri, proprio dimenticandomi di quello che faceva stare bene me. Quindi ho sempre detto di sì, ho sempre assecondato tutti,
e mi dispiaceva magari andare contro a una persona semplicemente per il fatto che poi avrebbe potuto pensare male di me o avrebbe potuto allontanarmi. E quindi mi sono per gran parte della mia vita dimenticata proprio di quelle che erano le mie volontà, di assecondare proprio i miei desideri. Quando negli anni, qual era stato il tuo rapporto con il cibo? Allora, il mio rapporto con il cibo è sempre stato un rapporto molto intenso, in quanto è sempre stato il mio migliore amico. E ogni volta che dovevo raccontare qualcosa a qualcuno, piuttosto che magari andare da mia mamma o dalla mia migliore amica o da qualsiasi altra persona avessi vicino, era più facile aprire il frigorifero e riempire un vuoto attraverso il cibo. Quindi un rapporto simbiotico anche con il cibo, ma non di qualità, semplicemente un riempitivo e basta. Allora, questo cibo non riusciva mai a colmare il vuoto? No, perché in passato comunque ho sofferto di disturbi alimentari e quindi il cibo era solamente un mezzo per riempire questo vuoto incolmabile. E infatti non è mai stato sufficiente, non era mai abbastanza. Yes, I can! Allora, il primo percorso ovviamente è legato al mondo metabolico. Il mondo metabolico andremo a stimolare con lo sport che è uno sport divertente. Il trampolino è divertente. Il trampolino ci permette di aumentare l'uso dei nostri muscoli senza entrare in affanno con il nostro sistema cardiovascolare. Possiamo saltare senza saltare con la lingua penzoloni. Ci aiuta a drenare, ci aiuta a bruciare tanti grassi e ci aiuta a tornare in forma proteggendo le articolazioni delle caviglie, ginocchia, anca e schiena. Dimmi una cosa, come ti trovi con il trampolino? Bene, bene, veramente divertente, stancante, però è anche motivante, nel senso riesco a fare due lezioni, una la mattina e una la sera, anche dopo il lavoro non mi nego 10 minuti, insomma.